Mia, mi ha messo l'inferno qua in mezzo. Allora, senta, questa l'abbiamo aperta, faccio sì, la prova. Sì, Raffaella, grazie. Lo devo fare, ma questa chiave non entra proprio nel buco della serratura. Bene, dai. Allora, siamo noi due da sole, Gesuì, quale vuole? La mia mano destra o la mia mano sinistra? Sinistra. Sì. Sinistra. Sempre la sinistra? Sempre la sinistra, sì. Grazie, sì. Gesuina. Sì. Tranquilla, Gesuina! Dell'esondazione che c'è stata. Tra l'altro la cittadinanza sembra esasperata. E se sì, perché? I danni qui sono gravissimi. Non possiamo ancora avere una valutazione precisa, ma possiamo parlare. Sembra farsi bella in televisione, sindaco, eh? Venga a lavorare con la protezione civile. Venite là a vedere cosa è successo. Ho appena saputo che il ministro Antonelli sta viaggiando verso Torino con un treno speciale, ma ha assicurato che manderà un suo rappresentante qui, in questa zona. Ministro Antonelli, la gente si sente abbandonata a se stessa. Che cosa ha da dire? Non è così. La situazione si va normalizzando. Grazie all'opera instancabile della protezione civile, della forza pubblica e dei volontari. Ma vorrei fare un appello alla popolazione. I cittadini devono stare lontano dagli argini del fiume. È pericolosissimo. Già l'altra volta ci sono state vittime, purtroppo. La ringrazio, signor sindaco. Certo. Con questo non voglio nascondere la gravità di questa emergenza. Fuori, per favore, quelli che sono sul rumore, cosa è successo? Sindaco, fanno cantare l'acqua, se la voglio cantare! Questi non vogliono qualcosa! Controlla la terra, rompere i coglioni, dai! Antonelli, ministro Antonelli, sta transitando sul treno e sta arrivando proprio qui. Sta passando di qui? Sì. Andiamo alla stazione. Paghiamo, è bene ricordarlo, decenni di incuria del territorio. E se poi, diciamo la verità, ogni volta si ricostruisce sugli argini. Ma vi siete decisi solo adesso? Sì, sì, è triste. Devo constatare che solo le catastrofi possono portare la questione ambientale al centro del dibattito politico. Ma ormai non è più tempo per discorsi. Sono troppi disastri ecologici, rimasti in mezzo. Fermi. Marco, riprendi tutto, dai. Ministro. Sei ministro tu, e la levati dai coglioni, via. Ministro.
solo un piccolo gruppo di manifestanti, signor ministro. Si metta seduto, tra 5 minuti arrivano i carabinieri e li fanno sgomberare. No, mi stanno chiamando. Io sono qui proprio per parlare con la gente. Mi lasci passare, Lanzetta. Ministro, mi scusi, ma non è il caso. Ministro! Mi raccomando, riprendi tutto. Dai, forza, scendete. Ministro! Ascolta, si fidi di me. Cosa succede? Stiamo facendo il nostro meglio, la situazione è tragica, abbiamo scavato per 2 giorni in mezzo al fango. Però ci sono delle cose che non possiamo fare da soli. Lui lavora in una discarica qui vicino, raccontagli cosa è successo. Beh, io non so di preciso cosa c'è in quei bidoni, però ce ne sono alcuni corrosi, quella roba lì è finita nel fiume. Si fondono anche i cingoli delle ruspe. Io non capisco di che cosa state parlando. Vi prometto che appena giunto a Torino... Ma come? Sono 5 anni che i quotidiani pubblicano degli editoriali su questo problema e lei non capisce di cosa parliamo. È scritto dappertutto, guardi, è a 5 minuti da qui. Se vuole la portiamo, la vede con i suoi occhi. Non ma c'è problema. Ma stiamo scherzando? Lanzetta... Ah, vi sentite anche voi traditi dallo Stato? No, a parte che lo Stato siamo noi, guardi. E lei è un dipendente nostro. Lei è ministro, ma è dipendente, pagato da noi. Lo paghiamo con le nostre tasse, no? Quindi può essere anche un po' più disponibile, un po' più carino. Allora, vuole venire a vederlo o no? Va bene. Andiamo. Che numero ha di piede? Venga, venga, ministro. Vede, sono 10 anni che andiamo avanti con la stessa storia, sempre uguale. Attento che si scivola. Qualcuno andrà in galera. Cerchiamo di fare del nostro meglio. Vabbè, ormai siamo sotto elezioni. La campagna elettorale è già cominciata. Lasciami fare. Va bene? Sì, sì, ciao. Italia, qui sono anni che andiamo avanti con dei decreti, faremo domani non succede mai niente. Ci troviamo qui delle sostanze che non sapevo neanche di cosa sono. Io voglio sapere oggi da lei cosa intende fare. Quello è giusto. Quello che è Antonelli? No, Antonelli. L'altro, quello con la barba. Chi? Perfetto, ti può servire. La provincia che la gente ha il sacrosanto diritto di conoscere la verità. E l'istituzione hanno il preciso dovere di rispondere ai cittadini. L'istituzione della provincia sono 10 anni che abbiamo fatto. Lanzetta, adesso non sgruffi. Col ministro ci parlo quando voglio. E quell'altro che mi interessa, quel tipo che gli sta vicino, quello con la barba. Quello che è nelle nostre possibilità. Che possibilità? Lo promettete da anni. Ma cos'è? Sei in diretta. Sì, proprio quello lì. Parlaci, mi interessa. Sì, prendete i voti, certo. Poi non succede niente. Qui ci sono dei ragazzini con gli asili vicino agli argini, certo, che bevono l'acqua che viene presa da questa discarica, certo. Lei lo sa. Ogni italiano ha la sua nazionale di calcio. Ci sono 60 milioni di allenatori. Okay. Grazie. Grazie. Complimenti. Complimenti al ministro, complimenti. Mette una parola. Una lezione. Adesso Giulia ti legge una storia e poi dormite tutti quanti. Io non ho sonno, e poi perché devo fare la babysitter? Perché sei la più grande. E poi se non hai sonno ne approfitti per mettere a posto la stanza. Allora faccio la babysitter. Vai. Sì. Questa è una serata molto speciale per la mamma e il papà. Non mi deludete, eh? Ciao. Mi raccomando, adesso si legge per 10 minuti e poi si spegne la luce. Mm? Va bene. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.
Giusto per informazione, il piatto piange. Bisognerà chiedere un altro prestito in banca. Un altro? Oddio, c'è fango anche qui dentro. Guarda, allora sembra che si ricordi solo del nostro conto corrente, ragazzi. Quello si ricorda anche del mio, sempre. Speriamo che arrivino questi soldi, veramente. Guardi che i soldi non arrivano perché non ce li hanno, in realtà. Comunque a me il ministro non piace. Perché non ti piace? Chi è che ti piace? Spiegamelo. Qualcuno mi piace, lui non mi piace, sporco. Augusto, hai esagerato, eh? Cosa? Hai esagerato, Augusto! Con chi? Con Antonelli. Ma va. Guarda che è uno che ci può dare una mano, eh? Mano. Quello te la taglia la mano, non te la dà la mano. Intanto poteva aiutarci col problemino della discarica, eh? Ma che bisogno c'era di sbattere là davanti alle telecamere, Augusto? Cazzo, io l'ho portato alla discarica, se c'è la televisione non è mica colpa mia. Sì, sì, intanto l'hai trattato come se fosse lui da mettere sotto processo, eh? Cazzi, sono e poi il giorno dopo gli hanno fatto un culo così in televisione. È meglio, così la smettono di prenderci per il culo. Sì, ma Augusto, siamo sotto elezioni, dai, cerca di capire. Cazzo, me ne frega, scusa. Ragazzi, non c'è più acqua, è finita. C'è la falda inquinata. Cosa? Ce la scriviamo sulle etichette. Nuoce gravemente alla salute. Spegnete l'idrogeno fuori, perché l'acqua è finita. Oh, ho la schiena rotta. E io sono distrutta. Che ora ci vediamo domani? Io non vengo. Come non vieni? No, io vengo tardi domani, devo sistemare le cose fuori, devo portare fuori tutti i barili. Cosa voleva da te quel piccoletto napoletano? Chi? Questo? Ah, Lanzetta. Voleva il suo telefono. Voleva portarla fuori. Giusto, chi era? Suo... Chi era quello lì? No, è uno che lavora, come si chiama? Con Antonelli, col ministro, uno dello staff. Mi fa un sacco di domande, vuole sapere tutto. E se vedrai che quelli lì ce la fanno pagare, a tutti. No, ma fare il paranoico, dai. Il paranoico, però. Marta, c'è l'anniversario. Chiudi tu, eh? Tranquillo. Ciao, ci chiamiamo. Ciao. 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 Marta! Ti ho messo il pigiama e un cambio nella borsa. Vai a dormire dal tuo amico Ivo. Sei impazzita! Siccome non puoi deviare il corso del po' da solo, e la vita è fatta anche di piccole cose, di nessuna importanza magari, ma che per me contano, questa sera te ne vai a dormire in birreria. Ma sono stato fino adesso a... Oggi sarebbero stati 15 anni. Ti voglio bene, ciao! Mi hai sentito? Augusto! Vieni qui. Vieni qui. Andiamo via. No, i bambini potrebbero vederci. I bambini stanno bene dove stanno. Dormono. Vieni qui. Augusto, vieni. Oddio. Ma è scomodissimo in macchina. Non lo so, ma a casa è talmente comodo che non lo facciamo più. I guai devono combinare con il proprietario della discarica, Fagnani. Non potresti parlare tu. Fagnani a Santo Domingo e poi a quattro inchieste sul groppone per illeciti vari. Sequestrati la discarica e tanti saluti. Piuttosto, tu cosa ne pensi dell'Augusto Milano? Cosa vuoi che ne pensi? È un gran rompicoglioni. Però è uno che va dritto allo scopo. Gli specialisti nell'arte di bussare le porte giuste ne abbiamo fin troppi. Poi va sempre a finire che bisogna mettersi in coda per bussare le porte loro. Quello invece entra senza chiedere permesso, all'urgenza dentro. Non sarà difficile convincere che la faccenda della discarica va risolta in fretta, perché è già comito di suo. Allora, lo candidiamo, li facciamo tirare alla volata e poi dopo Roma ci vai tu. Fidati, tu mi hai tradito. Dai bambini, adesso andate giù che la mamma deve correggere questi compiti. Non mangiate troppe schifezze, eh? Bene, però è presto, eh? Sì. Ciao. 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 Ciao, ciao. Ragazzi, non uscite di diluvia fuori! Non uscite! Per favore!
Ciao. Ciao. Ma che fai, fumi? No, l'ho accesa e la spengo. Ti disturbo? Sto correggendo i compiti. C'è un casino in casa e tu mi chiedi se mi disturbi. Ti devo parlare. Mi candido alle elezioni. Che ridi? Con il tuo carattere, tu in politica, ma... Continua a ridere. Dimmi cosa pensi almeno. No, non sai come la penso. Anche se la politica la fanno tutti. E poi la proposta l'hanno fatta a te, non a me. Fai come vuoi. Poi ci lamentiamo sempre che non c'è nessuno della società civile che fa il politico. C'è uno che lo vuole fare, cosa c'è di male? Poi le hai visti quelli che fanno le leggi? Sono mica diversi da me. Vado a Roma, faccio 2 o 3 leggi, poi torno su, semplice, no? E voi gli altri lo sanno? No. E che aspetti a dirglielo? Smetti un attimo di correggere i compiti, dai, sono anch'io. Ah, scusa, va bene così? Vabbè. Non se ne abbia male, ma è il treno che ha portato in ritardo, mi spiace. Non si preoccupi, l'onorevole la sta aspettando. E ti vuoi spostare che sto portando all'onorevole? Ma guardi, non sono onorevole. Lo sarà. Lo sarà. Ma è qui l'onorevole? Sì, venga, venga, la sta aspettando. Pensavo che mi aspettassi in Parlamento. Quello dopo, c'è tempo. È un posto pazzesco. Di qua? Incredibile. Questo è niente. Può fare la parte di un trentenne e registrare con il nero colpito. Dopo, sì, dopo, non è amico mio. Ah, dica no? Sì. Salve, piacere, Katia, sta cercando Battagli, sì. Vero? Mi segua? Grazie. Michele Goguzza. Scusi. Buonasera. Piacere, dica no. Venga a Venaria, che abbiamo le inondazioni, tutti gli anni le abbiamo. Piacere. Ti ho giocato bene? Beh, avevo un po' di ritardo, ma Piero è venuto. Sì? Ah, un medico chirurgo? No, assolutamente. La prossima legislatura deve essere tutti compatti. I campanelli devono suonare tutti a comando. No, sarebbe quella cosa dei bidoni. È l'unica ragione per cui sono venuto. Vi siete incontrati allora? Sì, sì, l'ho trovato, grazie. Katia. Sì, sì. Siamo già presentati. Abbiamo presentato prima. Io no. C'hai il telefonino? No, quello è proprio una cosa che non ho mai usato. Non l'ho mai avuto. Tu odi, però io devo avere la possibilità di trovarti quando voglio. Beh, ma ti do il telefono di casa mia, mi chiami, mia moglie mi trova in birreria. Non... Assolutamente, dov'è quel coglione di... Eccomi, onorevole. Oh, Piero, dai il 333 al signor Vigano. Ma quello è il mio, onorevole. Ma non ti preoccupare, poi te lo... No, ma non c'è problema, guarda. Grazie. Hai giocato una bella partita, Vigano. Non è stata fortuna, sono andato lì, ho fermato un treno, ma hanno ripreso i telegiornali e... Sì, però la partita comincia adesso. Certo, certo. Una bella ripulita? Che ripulita? Baffi, capelli e barba, perché al presidente non piacciono. Vabbè, adesso magari... Leandro! No, ma magari appena torno, adesso... No, una ripulita e poi un abito nuovo. No, guarda... Ci penso io. Il volto è lo specchio dell'anima. Lo diceva... Giovanotti. Platone.
Allora, grazie. Il presidente è molto contento, non vedo l'ora di incontrarlo. Perfetto, grazie. E questo è il programma di interviste e incontri che abbiamo preparato per lei. Bene, allora ci sentiamo. Devo vederle tutte le associazioni. Assolutamente, dimenticavo, Giannotto, l'inizio della campagna tu la fai con Bigazzi. Perfetto. Così conosci l'ambiente e così anche risparmi. Grazie. Il seggio è tuo, Giannotto. Ciao. Ciao. Arrivederci, grazie. Sindaco, e vorrei continuare a essere il vostro amico al Parlamento di Roma. Io adesso vorrei presentarvi un altro candidato che è qui fra noi, un giovane, dov'è? Viganò, venga, venga su, Augusto Viganò, venga su, non faccia il timido. Dicevo, esigenze che si possono condensare nelle tre L: libertà, lavoro e legalità. È bravo, dico no, venga, ecco qui, ecco, anche lui. Ecco, adesso io credo che possiamo divertirci, siamo qui per questo, no? Quindi musica! No, un attimo solo, se posso dire qualche cosa anch'io, visto che insomma ho avuto questa candidatura, vi rubo pochi secondi, volevo innanzitutto ringraziarvi per questa opportunità e insomma io credo che l'alluvione ci abbia messo in ginocchio per la seconda volta, e questo è molto brutto, è per questo che io voglio andare a Roma. E, insomma, elezioni o no, noi ci troviamo a fare i conti con una discarica piena di rifiuti tossici che il fiume ha seminato dappertutto, e purtroppo questo è quello che poi bevono i nostri bambini e che beviamo anche noi. Grazie. Io, insomma, stanziamenti, abbiamo diritto ad avere stanziamenti adeguati e immediati, non possiamo accontentarci di soluzioni provvisorie, di piani di risanamento pasticciati che poi restano sempre sulla carta. Se posso dirlo con una parola, ecco, di bidoni non ne vogliamo più, diciamoci. Io credo che bisogna farla finita di ricostruire lungo gli argini, cosa che facciamo, è 10 anni che rifacciamo gli stessi errori, no? Ma quello lì fa la campagna con me o contro di me? Stai tranquillo, Bigazzi, è con noi. I soldi oltretutto non ci arrivano mai in tempo e io non credo che lamentarsi non serva a niente, no? E se posso parafrasare Bigazzi, il nostro sindaco, spero che lei non se ne abbia male, invece delle tre L vorrei parlare delle tre Q: quattrini, quando e quanti soprattutto. Votate Viganò, Viganò, votate Viganò e naturalmente Bigazzi. Musica! Naturalmente tenendo conto del grande sviluppo industriale, ci mancherebbe altro. Io la ringrazio moltissimo e le do la mia parola. Diga no. Grazie. Una cucina sana in un ambiente sano. Io la ringrazio moltissimo e mi raccomando, votate Diga no per un'editoria ecologica nel rispetto della carta, naturalmente. Per un ambiente che abbia finalmente il rispetto del cinema, Viganò. Ci aiuti, dottore. Grazie. Viganò, mi raccomando. Grazie. Sono con voi. Grazie. Viganò, per un ambiente con rispetto della religione. Sorelle, grazie, mi raccomando. Viganò, votare Viganò. Grazie. Votate Viganò. Grazie. Con Viganò è tutta un'altra musica.
grazie, grazie. Grazie, a Roma! Grazie, mi spiace, è andata così. Congratulazioni. Grazie, e auguri comunque. Complimenti. Grazie, grazie tantissimo. Me lo sentivo che sarei stato trombato. Mi hanno pugnalato alle spalle al partito, ma mi sentirà, no, se mi sentirà. Non te la prendere, Vigazzi, è tutto grasso che cola. Da Roma partono i soldi, ma è qui che arrivano. Grazie. Bravo, si ricordi l'associazione? Certo, no, l'associazione, ci mancherebbe. Grazie, grazie, grazie. Si ricordi l'associazione. Complimenti, si ricordi, le case per gli anziani. Onorevole, mi raccomando. Onorevole! Mi ricordo. Grazie. Per favore, un attimo, sono i bambini. Onorevole, si ricordi dei parenti, eh? Andiamo. Assicurative? Scenderò. Come scendo? Me l'ha consigliato l'onorevole Carlini, quello della commissione finanza. 5.000 euro ci ho speso, sto stronzo. Buongiorno, onorevole. Non c'è ancora nessuno. Ha fatto tardi, ste riunioni notturne. No, sono appena arrivato, non c'è nessuno. Onorevole, presto, a quest'ora non si vede nessuno. Ma allora, buttamosi sui tecnologici. Correndo, scendo. Buongiorno, piacere. Viganò, piacere. Viganò. Tu sei quello della discarica, non ti avevo riconosciuto. Ho chiamato una repulita. Scusa, mi sono addormentato, non sono arrivato. Stamattina presto, non c'era nessuno. Piacere, Mario Robbianti. Ah, piacere, sono Augusto Viganò. Ho capito, senti, piuttosto, quei bidoni, che fine faranno? Speriamo che non vadano a finire in Somalia, insomma. Non lo so, adesso bisogna riuscire a fare la chiudere la discarica. Quindi, nel senso che io non ho mai fatto politica. Senti, a Roma dove stai? Al tempo. No, vieni a casa mia. No, no, no. Ho appena trombato un amico. Le lezioni qui è abbastanza libera. Lo riporre. Sì, poi mi dici, insomma, quant'è. Non è che dopo ci mettiamo d'accordo. Battani! Senti, fatto c'ho Battani. Devo convocare il presidente. Vediamo. Ci vediamo dopo. Dopo tiro giù. Ma io lei lo so. Battani! Figano! E allora? Come va? Piacere. Sandra? Ah, Sandra, piacere. Io lo conosco. Sì, comunque tutta la situazione va riaffrontata qui. Possiamo fare un'interrogazione parlamentare il primo giorno. Sì. Blocchiamo tutto. No, blocchiamo, noi non abbiamo i soldi dal 94. No, vabbè, non ho capito. Sì, però vuoi dire, ma se tu fai tutto al primo giorno, gli altri 5 anni, che facciamo? Non cominciamo con i tradimenti, eh? Quello la Banca d'Italia, l'ho messo io. Viganò, ricorda che i gentiluomini votano secondo le indicazioni del partito. I mascalzoni, secondo coscienza. In aula!
No, figa no. Non ce l'ha fatta finalmente. Bravo. Hai scelto la strada più difficile. Auguri comunque. Grazie. Figano. Lanzetta, c'è. Le due tessere sono pronte, parlamento, eccetera, eccetera. Ah. Ma che solo lo che firmo. Certo. Quello è Montanari? Sì, lui. Padre della Repubblica. Cosa ci fa qui? Beh, senatore a vita. Hai deciso a che gruppo iscriverti? Sto con la maggioranza, per cui... Ma ti sei iscritto a qualche partito? No. Sei un indipendente, ricordatelo, non ti fare intruppare come un peone qualsiasi. Piacere, grazie. Daniela Santanchè, buongiorno. Piacere, poi avremo occasione di conoscerci. Certo, meglio. Ci vediamo più tardi dentro. Ciao Daniela. Ciao, arrivederci. Buona giornata. Ciao. Arrivederci. Mi pare che io sono venuto qui, non è che ho tanta ambizione di fare l'onorevole, voglio solo fare una legge, sono venuto qui con uno scopo preciso. Lo so, i danni dell'alluvione la discarico, per questo che sto con te. Non pensare che perdo del tempo con degli schiacciabottoni qualsiasi. La battaglia ti ha chiesto di aiutarmi. Perché il Viganò? Bravo, Viganò, bravo! Tieni duro! Grazie. Lo vedi che hai bisogno di un consigliere? Facile farsi invitare a questa festa, un debuttante come te, poi. E cosa devo fare? Stai tranquillo, mi raccomando. Non parlare troppo e cerca di stare seduto il più possibile. Perché? C'è gente che non gradisce, che sei alto. Ci sarà forse anche un presidente. Oddio. Chi è questa Caterina? La vecchia crampana francese, l'ex moglie di un diplomatico, adesso sta con Antonelli. Ma fate caso di Antonelli? Ma non farmi fare il tempo con delle modalità del cazzo perché non me ne frega niente, sono venuto qui per lavorare. Augusto, questo è il lavoro. Andiamo bene. Catherine! Ciao, oh, Orlando. Bonsoir. Posso presentarti a Augusto Viganò? Bonsoir. Piacere. Buonasera. Noi abbiamo quasi finito. Ma se volete mangiare qualcosa? No, siamo a posto. Magari un caffè? No, io prenderei un panino col salame e una birra. Abbiamo tutto. Viganò! Che fai lì? Vieni. Sera. Cara. Sera. Battani. Come va? Torno subito. Signora, grazie. Ma che ci fai qui? Dica. È stato Orlando. Cosa pensavi, Augusto? Guarda che io ti porto nei posti giusti. Tu non ti fidi di me? No, mi fido. Figurati se non mi fido. Ciao. Tu sei? Katia. Ci siamo visti. Ah, tu quella dal parrucchiere? Sì. Ciao, buona serata. Benissimo a non fidarti, perché la politica è la sfiducia organizzata. Sì, pensate che lo diceva Machiavelli? Lenin. Ah. E parlava del suo partito, figuriamoci il Parlamento italiano. Buonasera! Sì. Antonelli, guardi chi c'è. Oh, caro Viganò, come sta? Poteva essere uno dei nostri, ma siamo arrivati tardi. Piacere. L'ingegnere Paternò, Russo Bannoni, lascia aperto. No. Ma che cos'è? Cosa fa? Le scene tutti insieme. Augusto, madonna, come sei provinciale. Antonelli e Battani si conoscono da 3 legislature. Sì, rilassati. Sono contentissimo. Molto contento. Stanno per cominciare le grandi manovre. Vuoi assistere o no? Ah, Dio mio, che meraviglia. Che meraviglia. Che circo. Circo con vista. Buonasera. Scusami. La tua birra. Grazie. Fresco di nomina? Sì. Benvenuto a Roma. Senti voglia di andare. Accompagna a casa. Aspetta, Augusto. Basta, stufo, dai, basta. Aspetta, quando si mangia è proibito parlare di politica di affari. A caffè, Catherine si alza e
Sparisci per un po' e cominciano le grandi manovre. Quelle grandi manovre? Mangiano, bevono, sono tutti ubriachi. Aspetta un momento, è questione di secondi. Ecco, c'è stato Cavallini, porta via Battani, ottima mossa. Cavallini è un palazzinaro. Ha costruito un mostro di 70.000 metri quadrati destinato a uffici in deroga al piano regolatore. Cerca l'appoggio di Battani per trasferirsi un ente pubblico o qualcosa del genere. Eccola lì, Erminia Balestrieri, titolare dell'omonima casa editrice. Ha avuto 6 milioni di euro di finanziamenti dalla regione per organizzare convegni, ma non le bastano. Tre insieme. Presidente cooperativa vinicola, consulente comunale e sottosegretario alla sanità. Ah, ecco, quella vicina ad Antonelli è Martina Bonvicini, deputata emiliana, è stata rieletta per un pelo. La scorsa legislatura è passata attraverso sei piccoli partitini, forse cerca asilo nel partito di Antonelli. Ecco, Battani sgancia, Antonelli molla Bonvicini e cerca riparo in casa da Catrin. E Balestrieri presenta a chi resta uno scritto rucolo, bisognoso di protezione. Adesso i movimenti si fanno fluidi. Oh. Augusto, che c'è? Ehi, scusa, che c'è? No, mi ho girato la testa. Aspetta che chiamo Rami. No, aspetta, fammi sederla. Andiamo al divano, dai, ce la fai? Che serata, ragazzi. Ti senti meglio? Ah, sì, grazie. No, molto meglio. È stato un attimo. Studia le religioni monoteistiche. Sì. Sei credente? Beh, diciamo, non proprio. Diciamo che non ho mai approfondito, non ho mai avuto il tempo. Ci provo, sì. Ci occupiamo sempre di altre cose, un po' tutti. Ma l'anima non è una cosa, però c'è. Non si vede, ma c'è. Vuoi uscire in terrazza? No, mi è già bastato. Per oggi basta. Anzi, se mi chiami un taxi per cortesia vorrei tornare a casa. Torna pure quando vuoi. Va bene. Grazie. Comunque vorrei che questa cosa venisse messa all'ordine del giorno. Colleghi, per cortesia, vi prego un po' di silenzio. Per favore, per cortesia, per favore, un po' di attenzione. Annuncio l'esito della votazione per le elezioni del presidente del gruppo parlamentare. Ha raccolto la maggioranza dei consensi l'onorevole Giuseppe Fadda, detto Peppino. È un'infamia! Questa è un'infamia! Gli accordi non erano questi! Il presidente doveva essere io! Fadda, ti prego, sii serio! Chi non mi ha votato abbia il coraggio di dirlo! Presidente, io chiedo formalmente il controllo delle schede! Onorevole Battani! Il presidente doveva essere io! Onorevole Battani! Infami! Silenzio! Infami! Poi facciamo i conti qui! Facciamo i conti! Sì. Esco! Massoni! Massoni! Mi sa che ho fatto un bel casino, eh? Io non lo sapevo che Battani volesse essere eletto capogruppo. Orlando mi ha detto di votare Fadda e io ho votato così. Cosa vuoi che ti dica? Noi Verdi facciamo parte del gruppo misto. Tra Rossi, Neri, Valdostani, Altoatesini, si capisce più niente. Sì. Uè, Battani, ciao. Guarda, scusami per oggi, c'è stato un malinteso, io ho capito. Ah, sì. Zaccheroni.
Sì, sì, certo, figurati. Va bene, va bene. Ciao. Battani, che felice come una Pasqua. Ha detto che era tutta una messa in scena, anche lo sfogo l'ha fatto solo per far sentire in colpa i suoi compagni di partito e che adesso in realtà quello che gli interessa è la presidenza della commissione bilancio e... Ma Zaccheroni cosa c'entra? Tu lo conosci? Come? È intortato con tutte le banche. Era sottosegretario alle finanze con la sinistra, poi è passato al centro e adesso nel nuovo rimpasto non so chi si appoggerà. Pare che possa aiutarmi per l'alluvione, per trovare i fondi. Mattani mi ha fissato un appuntamento domani mattina all'alba. Ce l'hai una tuta? Perché? Mattani mi ha detto che lei vuole scrivere una proposta di legge per le alluvioni passate avventure, eh? È un piano per la tutela idrogeologica, in realtà, molto complesso. No, d'accordo, d'accordo, d'accordo. Ma ne circolano diversi di testi, sa? Sì. E alcuni ancora della legislatura scorsa. Lo so, ce ne sono molti, ma io voglio compattare il tutto e fare una proposta unica, è molto importante. Perché l'ha chiesto al fiscalista? Ho già fatto una proposta di legge, non ho fiscalista. La faccio da solo la proposta. Beh, male. No, faccio da solo la dichiarazione. Ho capito. Ma io scommetto che lei ha pagato più del necessario. Lo so, guardi, preferisco pagare di più, ma non fare l'evasione. No, ma che? No, l'evasione entro certi limiti è il sale della democrazia. È proprio nell'evasione che si realizza l'uguaglianza. Infatti le tasse non le vuole pagare nessuno. Che cazzo c'entra questo? Mi scusi. Ah, per la sua birreria? No, si affidi pure a me. No, guardi, dunque... La prima tranche dei fondi per l'alluvione dovrebbe essere già stata assegnata al suo comune. Io immagino che lei abbia fatto il calcolo dei danni che ha subito. Sì, sì, benissimo. Allora, raddoppi pure l'importo perché tanto, sì, il rimborso glielo dimezzano comunque. Posso chiedere una cosa, ma in quale schieramento è eletto lei? Io centro sinistra. Ah, ma perché lei pensa che i fiscalisti, i commercialisti, gli esperti finanziari in genere siano tutti di destra? No, no. Sappiamo fare bene anche noi il nostro lavoro, caro Vigano. Trasversalità. Trasversalità! Trasversalità! Ciao Zaccheroni! Pronto? Ciao! Sto facendo jogging con Zaccheroni! Che Zaccheroni, amore? No, ho dormito a casa, ma... Ma se non ci credi, non ci credi! Sto facendo jogging, cosa... Ti richiamo un altro momento! Che cazzo succede? Cosa c'è? Un incendio? Cosa succede? Non lo so, ci hanno convocato. Si vota. Si vota per che cosa? Non lo so, a me ha detto di votare sì, presumo che tu debba votare no. Ma posso sapere per cosa devo votare o no? Ah, Augusto, per favore, chiedilo al tuo amico Battani se lo trovi, se no fai come ti pare, cioè. Lei non lo sa. Lei sa per chi si vota? No, non lo so. Poi sembro pazzo io, senti lui. Che succede, scusa? Scusami Augusto, ma se volevi fare una dichiarazione di voto dovevi pensarci prima. Quale dichiarazione di voto? Voglio solo sapere per cosa devo votare. Dovevi chiederlo a Battani. Battani, senti, se vogliamo fare il rinnovamento, almeno cominciamo a avere coscienza. Non voglio fare il peones. Io non voto. Senatore Montanari. Piacere, Augusto Viganò. Prima legislatura con il Polo. La disturbo. L'ascolto. Grazie. No, volevo solo così fare due chiacchiere, se sono... È la prima volta, sono veramente in un caos totale. Non capisco più niente. Se non fosse per la disposizione in aula non saprei più chi è di destra, chi è di sinistra. Mica no. Lei è del nord? Sì, sì, sì. Ah, il nord senza il sud è come l'inverno senza l'estate. Belle immagini. Certo. La patria è una sola e va tenuta unita tutta. Mi sembra essenziale, sa, il progetto dell'autostrada. La terza corsia, dice. Ma no, ma quale terza corsia? Non corra troppo, giovanotto. Qui bisogna intanto cominciare a fare l'autostrada che vada da Milano alla Sicilia. Capito? Certo. E poi posso darle un consiglio. Con calma, senza emotività. Augusto? Senza emotività. I miei omaggi, senatore. Senza emotività. Ma che fai, perdi tempo con questo vecchio svanito?
Guarda che tra 5 minuti c'è l'elezione del capogruppo. Capito, adesso sono completamente nel pallone, non ho idea per chi devo votare. Fra l'altro non so neanche che cosa vuoi, che cosa fai tu? Vuoi ottenere una certa cosa? Io ti dico come fare. Ecco qua, ecco quello che faccio. Sai almeno perché votare? No, non lo so. Ti do io un consiglio. Sotto tutto è compattato. Mi spiace ancora per l'altro giorno, ma non avevo capito che il gioco che stavi facendo. Comunque, se te va bene, ne parliamo col ministro. Ma ci mancherebbe, parliamo col ministro. Ma il ministro, figurati, è... Il simbolo dei rapporti? Ma i rapporti? Ma mi sono messo io lì, Augusto. Ah, perfetto. Vabbè, ma tu devi dare anche sempre un po' di tempo alle cose, no? Andiamo a trovarlo. Ecco la signorina. Oh, Piero, fermati. Ma non scendere, eh? Alla salita. Ciao. Ciao. Mi è andata la lezione? Bene. Ciao, come stai? Bene, ciao. Che cosa studi? Io studio canto e dizione. Ah, il presidente. Ah, presidente. Sì. Saluta. E poi mi piace anche fare gli angeli con la creta. Sì. Che bello, saluti. Saluti da Viganò. Io credo molto negli angeli e tu credi negli angeli? Molto, tantissimo. Oh, e poi lui mi voleva fare anche la velina, però adesso ha detto, adesso puoi cantare, quindi mi sto cimentando un po' nel mercato. Ah, che bravo. Sì, sì. Anche gli interpreti. Sì, se mai che lo voglio incontrare un giorno. A me anche la velina, la letterina, mi piace molto. Eh sì? Sì, sì. Beh, bravo, poi... da lì, da cosa nasce cosa? Infatti, poi non si sa mai. Se vuol vedermi anche una mattina presto. Poi io credo anche di avere un angelo custode. Ah, sì. Beh, tutti abbiamo gli angeli custodi. Però non è Pupi. E chi è Pupi? Lui. Cioè, tu sei Pupi, esatto. Io ho un angelo custode, quello vero. Ah, certo. Sì. Bene, grazie. Allora. Sempre, sì. Grazie. Michelò, è fatta. Fatta. Bisogna farle fare solo una trasmissione. Ah, la lei? Certo. Trasmissione, certo. Bisogna parlare, ci abbiamo qualcuno in commissione di vigilanza. Sì. Devo parlare io? È fatta. I bambini come stanno? Mi mancano. Dai un bacio a tutti, anche tu mi manchi. No, qui è un casino, il numero legale in aula non si riesce a avere mai. Al Senato non parliamo, l'altro giorno hanno fatto bloccare tutto, non c'è mai nessuno. E lo so, io sto cercando di fare il mio meglio, ma non mi dico neanche per cosa devo andare a votare, non so. E comunque io ti... Pronto? Buongiorno. Pronto? Non ti volevo disturbare? No, figurati, che stavo telefonando, ma è caduta la linea, qui poi non prende mai. Come stai? Bene, tu. Abiti qui, no? Qui. Hai già il pranzato? No, ma non mangio, devo tornare al Parlamento adesso e poi... No, io ho cominciato a fare politica per sbaglio, capisci? In una situazione di emergenza, c'era un'alluvione, ho fermato un treno, uno mi ha visto e mi sono candidato e sono diventato deputato, ma lì c'era una logica, qui non si capisce niente, assolutamente niente, è il caos totale. La politica è finita. Non sarà certo la nuova economia globale a poter soddisfare le esigenze della gente e delle singole persone. Io penso che solo le grandi religioni oggi cercano di riempire questo vuoto. La ricerca comune di spiritualità. Il centro studi è veramente la cosa che mi sta più a cuore. Questo progetto è una scommessa. Sconfiggere la cultura del confine, della contrapposizione. Certo che è sogno. Ma anche una necessità razioni e di popoli che noi giudichiamo essere. Prego, signore, sua frutta. Buongiorno. Grazie, Ravi, vada pure. Vogliamo sconfiggere una volta per tutte la paura dell'altro. Dobbiamo iniziare il nuovo millennio con un'apertura a tutte. Promuovere la cultura delle differenze, coinvolgendo a livello planetario intellettuali, politici, con le armi troppo poco usate dell'arte e dell'amore. Va bene. Ma che
cosa dici? Che cosa? Non capisco niente di quello che hai detto. Non mi piace da morire. Hai notizie di Augusto? Non lo so che cosa sta facendo. Dice sempre che è stanco. Fa jogging alle 5 del mattino. Sai, pare che a Roma si lavori moltissimo. Secondo me è impazzito. Quando ritorna? Perché ci sono problemi alla birreria? Fossero solo quelli i problemi. Non lo so, dovrebbe tornare questa notte. Chiamalo sul cellulare. Ma non mi risponde mai. Che meraviglia. Un po' giovane, E questo è il concetto. Pupi, che faccio? Canto? Certo, amore, quello che vuoi. Quella che hai scritto tu? Allora faccio la canzone mia. E di che parla che non ricordo? È la storia di una femmina mimosa che dice femmina mimosa, così bella e capricciosa, mo che tempo de cerase, cerchi vas. Praticamente il tempo de cerase sarebbe il tempo delle ciliegie, che è l'estate in cui lei si innamora. E poi quando non si innamora più, invece l'uomo si è innamorato di lei, e poi dice femmina buciarda, ninda sto occhietto me perde, ca stagione sta passando la passione. Quindi lei praticamente prima lo fa innamorare e poi lo uccide. E lui basta, amore. Una poesia. Grazie. Femmina mimosa, così bella e capricciosa. Augusto, ho parlato col presidente. La tua proposta passa. Si è parlato? Va bene. Un po' di tempo, ma passa. No, perché è importante, quella per me è veramente determinante, perché nel mio piccolo l'ho fatto anch'io un patto con gli elettori, voglio dire, ma se con Benaria ci tengo. E poi non potrei incontrare una volta il presidente, almeno vederlo dal vivo, perché l'ho solo visto in televisione. È occupato, ma mi ha promesso che passa. Tempo, ma passa. Simpatico lui, no? Capricciosa. È la storia di un uccellino. Blackbird sing at the death of night. Take these broken wings and learn to fly. Tu puoi fare l'uccellino, fai. Waiting for this moment where I Blackbird sing in the death of night. Chi vuoi tu? Laura Pausini. E chi è Laura Pausini? Suoniamo, non facciamo subito le gettò. Suona tu, dai. Suona, prova a fare il giro. Devi partire dal sol, per cui l'indice in alto. Intanto io vi ascolto, Vi ascolto. Così. Ecco, vediamo chi fa meglio le canzoni e chi fa meglio il cubico. Bambini, andate a dormire. Fate piano però, E lavatevi i denti. Vedi dove sono? Di là. Mi spiace, sono stanco, morto. È veramente faticoso tornare indietro e abituarsi a voi. Sono successe tantissime cose. No, non dire niente. Io credo che prima tu debba risolvere i tuoi problemi romani. È inutile che vieni a casa se poi non sei qui. Chi è Catherine?
Com'è? Prima a tavola mi ha chiamato Catherine. È bella? Voglio dire, è affascinante. I droni li portano via, Augusto, ma non so dove vanno a finire. Ma chi è l'azienda che si occupa di questo? Ah, una ditta di Milano specializzata nello smaltimento dei rifiuti tossici, una fabbrica... Sì, un certo Arzuffi, credo che sia amico del sindaco. Ha preso anche l'appalto col comune per la bonifica dei terreni. Però non basta, Augusto, le cose vanno male, molto male. Guarda che qui sul terreno c'è rimasto di tutto, Acidi, idrocarburi, policlorbifenile, insomma, tutto una merda. E poi per la birreria non è arrivato un cazzo. Comunque non posso fare una legge solo per noi, eh. Bisogna fare un progetto di legge che abbia un senso. Qui solo per rifare gli argini ci vogliono 15 miliardi di euro. Per cui bisogna pensare bene, cercare di raccogliere i soldi e poi evitare che vengano fatti gli sprechi come al solito. Sì, ma se qua non arrivano i soldi da Roma non si combina niente. Vai. Io devo partire, andiamo. Non capisco, non ho mai guardato una partita di calcio in vita mia, adesso devo andare un weekend seduto davanti a un televisore. Ma poi il finanziamento speciale per la bonifica. Ho capito, dei terreni ma senza andare a vedere una partita, no? Buongiorno, onorevole Antonelli. Hai visto cosa hai combinato? Io. Sei di malumore, non è colpa mia. Catherine prima stava con Antonella, adesso mi sembra che non l'ha presa tanto bene. Lo sanno tutti che avete una storia. Ma è un'amicizia. Non sei il primo, non sarei l'ultimo, Augusto. Vabbè, ho capito. Grazie Paolo, grazie Sandra. Siete liberi per il weekend. Ci chiamiamo lunedì poi, eh. Ciao. Testa di cazzo, il mare, Sabaudia. Battani! Battani! Katia! Katia! Oi! Oh, Augusto! Ma che ci fai qua? Che ci faccio qui? Ho camminato, sono 20 chilometri da là. Non c'è fuori un cartello, un nome. Tanto è tutto abusivo, lo sanno, mettete i nomi, no? Dov'è Battani? Ah, Pupi, su, sta guardando la partita. C'è la Lazio. Appunto. E quando c'è la Lazio... Ravi, che ci fai qui tu? Io non sono Ravi. Chi sei? Io sono Tai. E chi è Tai? Il gemello di Ravi. Il gemello? Dov'è l'onorevole? Là. Grazie. Venga, mio, venga! Rallentazione panca. Ecco, ci ho fatto 10 chilometri di spiaggia, ma non sapevo. Venga, comodo, grazie. Comodo. Ecco. Ma guardi che partita. Sì. Guardi che partita. Fantastico.
giocano bene, manca un po'. Guarda. È bravo io. Perché che ho fatto? Sei razziale, no? Questo basta. Ah, no, certo. Vai. Guarda che... Vai! Che devo spingere di più? No, è la fascia, non gioco sulle fasce. Fascia, ma stretta. No, devo allargare. Allargare, spingere in difesa, poi allarga. Vai così! Vai! Ma è la prima partita, amico, no? Sì, no, è una delle prime del campionato che non avevo... Dai la palla! È fatta! Bisogna poi, quando magari per primo secondo tempo, parlare un po' della legge di Gano, perché c'è... Veramente siamo con i tempi cortissimi. No, sì, Augusto, l'importante è che tu la porti e poi l'hai pronta e rispettiamo. Certo. Io ho portato tutto qui, basta, ci mettiamo anche dopo la partita ce la guardiamo con calma. Oh. E... Sì? Arrivo subito. Sì. Chi è? Augusto. Che c'è? Ti dispiacerebbe accompagnarmi Katia a Roma? No, certo, ci mancherebbe. Che è successo? Dove ha convocato il presidente. Ah, beh, certo. Ah, me la distrai un po', fai quattro chiacchiere. No, ci mancherebbe altro, certo. E poi l'accompagno a casa? Certo, ci mancherebbe. Non lo dimentico. Ricordo. Fatta. Mi dici dove abiti, questo ti porta a casa. Come a casa? A casa, dove ti porti? Andiamo a casa adesso, no? Invece io ti volevo portare a una festa. Ma che festa? Sei impazzita? Dai, ti prego, è bellissima. Ci sono anche gli angeli. Andiamo a casa. Dai, ti prego. La nonna? No, sono mia. Ah. Non so. Mi metto qua? Scusa. L'angelo non si è fatto niente. Posso offrirti qualcosa? Un bicchiere d'acqua, un vermut? Guarda, forse è meglio che me ne vado. No, aspetta. Almeno un bicchiere d'acqua, dai. Arrivo subito. Mamma! Anna, che c'è? Mamma, lui è l'onorevole Augusto Viganò. È stato anche in televisione. Carlo? Insomma, Katia, che c'è? Carlo, l'onorevole. Onorevole, buonasera. Ah, non si preoccupi per noi, stiamo dormendo. Ecco, andiamo subito, via. Vai. Vado? Vai di là, vai. Arrivederci.
Katia, non vuoi offrire qualcosa? Un amaro, no? Sì, mamma, ci stavo... Un rosolio? No, mamma, sto andando a prendere un bicchiere d'acqua, arrivo subito. Buonasera, eh? Onorevole, mi raccomando, ha tanto talento. Grazie. Augusto. Sì, Orlando, ciao. Ma che ora è? Oddio. Sì, arrivo. Arrivo, un attimo. Adesso è finito, vedi? Fingono di pregare, ma stanno parlando probabilmente del piano di tutela idrogeologica. Quando la torta si deve dividere tra tanti, le cose si complicano. Va bene, andiamo. Aspetta. Situazione. C'è la crisi di governo? No, è presto. Però chi è rimasto fuori dal governo comincia a dare segnali di insofferenza. È normale. Sei cattolico? Sono battezzato, ma non osservante. Mi sono sposato in comune. Laico. Sei laico. Allora? Quando i cattolici cominciano a muoversi, i laici, che normalmente sono più lenti, devono cominciare a muoversi pure loro. Chiaro? Quando il centrosinistra ha vinto le elezioni, le ultime, si sono viste cresime, battesimi, comunioni, tutti convertiti.
fai qui? Passavo. Vattene. Vattene. Tu sei pazzo? Tu sei pazzo, dico no? Ma che cazzo sei venuto a fare qui? Che cazzo ci fai tu qui dentro alle 6 del mattino? Mi sto facendo un mazzo così a riscrivere tutti gli emendamenti da solo. Ma mi hai promesso che mi avresti dato una mano, no? E invece stai qui con l'Antonelli, il Zaccheroni. Di che cazzo parlate? Perché la cosa ti scandalizza. Sì, mi scandalizza. Ah, sì? Sì, molto. Incontrare l'opposizione è indispensabile. E le lobby? Gli interessi delle lobby? E i comuni? I comuni che hanno paura di essere trascurati, dimenticati dagli investimenti. E tu che vuoi fare? Ah, dimmi, che vuoi fare? Buttare in aria miliardi di euro. Noi dobbiamo sapere prima come e a chi. E poi le discussioni, a uso, si fanno in aula. In aula? Chi c'è in aula? Se non raggiungiamo mai il numero legale, ci sono i pianisti in aula. Quelli che schiacciano i bottoni per gli altri quattro che sono a fare il ponte lungo. È così che facciamo le leggi. Hai finito il monologo? Auso, mi hai stancato. È chiaro? Dicano. Calma! Calma! Vai a fanculo! Cos'è mai una repubblica senza un briciolo di orgoglio laico? Grazie, senatore, lei è sempre, come dire, centrale. Orgoglio laico sarà il nostro nome e la nostra bandiera. Eminenza? Comodi, comodi. Stavo mostrando i locali ai miei ospiti. Per carità. Per noi è un onore. Continuate pure e scusate. Grazie, Catherine. Ci vediamo dopo. Arrivederci. Buon lavoro. Vogliamo proseguire? Ma mi spiace. C'è una riunione di religiosi, ma siamo ospiti loro, per cui non c'entra niente. Guardi, i religiosi sono in giardino. No, è che dovevo inchiodare i pannelli qua dietro. Scusate il casino, è roba di pochi minuti. Ci mettiamo poco, famo subito. Andiamo avanti. Naturalmente avremo bisogno di un organo di stampa, un foglio che ci rappresenti, che porti avanti la nostra battaglia. Io lo chiamerei La Verità. La verità esisteva già in Russia. La Pravda non gli dice niente. No. La Verità è un titolo sbagliato. I laici di razza rivendicano il diritto al dubbio. Poi il titolo esatto. La Repubblica. Veramente mi sentivo a disagio. Quindi è un primo gruppo che abbiamo messo insieme, da qualche parte. Ma questo. Il bar di Guerre Stellari, poi quello lì, Democristiano alla deriva, qua di fronte a me che diciamo un sacco di minchiate. Forse almeno una bella figa, neanche, dai. Quella ci serve, è un'area importante. E poi tu, dai, a me serve un verde, non puoi andare via. Sì, lo so, guarda, io non sarò tanto importante per il mio partito, però il mio partito è molto importante per me. Mi dispiace questo, veramente. In bocca al lupo. Ti voglio bene. Ci vediamo a casa. Battani, mi hai spaventato. Accomodati. Grazie. Bellissimo ufficio, Vigano. Te l'ha procurato Orlando?
No, cioè, mi ha detto che c'era disponibilità e... Siediti. No, no, grazie. Stavo studiando i provvedimenti per l'alluvione, quella precedente. Leggi, emendamenti, disposizioni attuative. Veramente un ginepraio. Se hai 10 minuti, se mi dai una mano, mi fa piacere. Cos'è questa bizzarria dell'orgoglio laico? Non è una bizzarria. È una stronzata. Diciamo che è un punto di unione in attesa... del ribaltone prossimo venturo. Senti, Dario. A me sembra di essere qui da anni. E non stiamo combinando nulla, non stiamo facendo niente. È frustrante, uno può passare le giornate a studiare, a lavorare, a tentare di mettere insieme il disegno di legge più interessante, poi a una festa ti dimentichi di salutare l'amante di un governatore della banca, l'amante del 51, neanche quella giovane, e tutto va a farsi benedire. Allora, o mi dai una mano o lasciamo perdere, no? Augusto, minacci? Amore, non minaccio nessuno. No, perché... vedi, io non capisco se tu ti rendi conto di cosa stai facendo, come ti muovi. O sei soltanto un pupo nelle mani di Orlando o di qualcun altro più forte di lui. Però io ti avverto, Origano, se tu ti azzardi a pisciare fuori dal vaso, io ti faccio pulire il pavimento con la lingua. Augusto, io ti voglio bene. Mi capisci? Io ti voglio bene, credimi. Ti voglio bene. Fidati. Potere della stampa o la stampa del potere? Questo è il dilemma. Certo, sarebbe molto più comodo sopravvivere facendo domande da leccapiedi al potente di turno, ma se per voi il giornalismo non è un semplice mestiere, ma una vocazione, allora dovrete subire le pressioni da parte dei politici, dei vescovi, degli inserzionisti. E perché no, anche della Carlo Renzi, ex cronista parlamentare, è uomo giusto. Ma la crea. Mi scusi, professore. È indipendente lui. Ma se si vuole parlare un po' di Mignotta, ma ce ne possiamo anche fregare della privacy. Ti ringrazio per la domanda, ti rispondo di no. Un vero giornalista non diffonde notizie ufficiose atte a ledere la reputazione di un individuo. Questo non lo dico io, lo dice il codice etico dei giornalisti americani del 1929. Potete leggere il testo nel mio libro. Bene, per oggi abbiamo finito. Grazie a tutti. Ciao Carlo. Questo mica no, un parlamentare. Volevamo parlarti un attimo perché abbiamo così un'idea. Il libero pensiero. Lo so, Augusto, è un nome un po' ottocentesco, ma a mio parere
quando si dà vita a una nuova formazione, un nuovo movimento, bisogna dare un'idea, non so come dire, classica, più efficace. Guarda che io non voglio fare dello scandalismo sul nostro foglio, io voglio parlare di politica ad alto livello. Certo. Però possiamo passare delle informazioni sulla vita privata di Battani e un'agenzia di stampa. No, fa schifo. Non mi piace, dai Orlando, se Battani tiene ferma la legge perché sta prendendo accordi sotto banco con qualche imprenditore, allora è su questo che dobbiamo incastrarlo. Però solo se abbiamo delle prove, voglio le prove. Lo sai quanti incontri riservati gli ho organizzato nella sua villa a Sabaudia? A Sabaudia? Non lo deve venire a sapere nessuno, sicuro che si può fare? Sì, sì, lo dico a mio fratello. Ehi, hey, ciao. Ciao. Ma che non c'era la seduta in aula e... Senti... C'è un problema. Io... sono nei guai. Te l'avevo detto. Non devi metterti contro Battani. È una brava persona e secondo me ti vuole anche bene. È solo il suo modo di fare. No, non c'entra Battani. C'è un'altra ragione perché sono nei guai. Sono... mi sono innamorato di te. Non è più un sogno. Il centro studi apre ufficialmente tra un mese. All'inaugurazione ti voglio accanto a me. Grazie, dai, no, ci pensiamo, grazie. Zucchero? No, grazie, lo bevo male. Senti, possiamo venire subito al dunque? Guarda che tutto procede bene, mancano soltanto piccoli dettagli da sistemare. Battani, parliamoci chiaro. Io capisco che tu non voglia scontentare altri gruppi in gara, però ho io loro. Pagare ho già pagato, dunque non tratteggiare. La legge deve andare subito alla Camera. Certo, però sai, Arzuffi, nella maggioranza si sta aprendo una crepa. Si parla di un possibile rimpasto. Battani, i soldi li hai avuti, no? Io non posso più permettermi di aspettare. Amaro? Amaro. No, però sai, Arzuffi, nella maggioranza si sta aprendo una crepa. Si parla di un possibile... Battani, i soldi li hai avuti, no? Io non posso più permettermi di aspettare. Bravi, grazie. Questo da te non me lo sarei mai aspettato. Guarda, non ho nessuna intenzione di sputtanare pubblicamente Battani. Questo è solo uno strumento di pressione, poi ci penserà Orlando. Tu hai approfittato di me, della mia casa, di Ravi. E poi non hai capito proprio niente. Battani non è corrotto. Cosa credi che Antonelli, quando era ministro, non abbia fatto le stesse cose? Cordate si chiamano. Cordate. E allora cosa devo fare? Se non prendono i soldi tutti non va avanti niente. Sono io che non riesco a combinare un cazzo. Passo le serate a fare cene, inseguo le persone sulle macchine, le amanti, le troie che si portano dietro. Faccio qualsiasi cosa e l'unico mandato che ho è quello di fare una legge e non va in porto. Allora cosa devo fare? Dimmelo. Pensavo che tu fossi diverso. Diverso da chi? Da Antonelli? Da tutti quelli che mi hanno preceduto? Migliore degli altri. Esci da questa casa. Cosa fai? Ti sei messo a furgare tra le mie carte adesso? Sì, mi compiaccio. I criteri di spesa legati alla tua proposta di legge sono molto ben studiati, molto equilibrati. Grazie. Battani offre 50 milioni di euro per il tuo paese. Soddisfatto? No. No, serve molto di più, almeno 2 o 3 volte tanto, se no sono soldi buttati via. E se Battani non ci sta? Allora... bisogna andare in fondo, no?
bravo. Non hai più bisogno di lezioni. Sì. Queste sono le buffonate che scrivi? Le fai firmare a Lorenzi? No, queste sono le verità. Se tu fai gli accordi sotto banco nella tua villa del cazzo a Sabaudia, questa è una cosa che devi raccontare agli elettori e ai tuoi amici onorevoli. Non devi prendersi per il culo, hai capito? Tu sei soltanto un vigliacco e un buffone! Sei un buffone! Sei un vigliacco! Andiamo in tribunale! Parliamo in tribunale! Raccontiamo la cosa di... Buffone! Mettila! Non farti provocare. Tanto Battagli non conta più niente. Cialtrone! Il presidente del Consiglio si è sentito al Quirinale. E si è aperto una crisi al buio, lo sai o no? E adesso col tuo gruppo come fai? Ma che faccia? Niente, se non c'è più il governo non si fa più niente. La legge è tutto finito. Orgoglio laico. Io non sei un buffone. Sei un sono possibili. Ribaltone, rimpasto, governo tecnico, lezioni anticipate. Tutto bello fluido come mi piace. Oh, mi stai a sentire o no? Ma tanto è tutto inutile. Con quello dell'orgoglio laico poi è un disastro. Questi si vendono al primo offerente. L'orgoglio laico non serve più, Augusto. Ah, si rimescola tutto. Questa è la novità, allora. Adesso si buttano le basi per il governo nuovo. Com'era? Grande disordine sotto il cielo, la situazione è eccellente. Questi mesi passati a tentare un disegno di legge decente, il trappolone a Battani, tutti inutili. Adesso cosa racconti a quelli di Venaria? Venaria? Ma che sarà mai Venaria? Rispondi tu, di che sono in riunione. Sì. Non capisco, parla più forte. Cosa? Bene. Perfetto. No, 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 non toccare niente. Certo, veniamo subito noi. Chi è? Katia. Gita Sabaudia. Che facciamo? Mettermi nei casini. Stai tranquillo, stai tranquillo. Dov'è lui? Io ma come faccio? Che è successo? Come faccio? Che fai? Non so come fare. Vado, l'ho trovato già morto. Non ho capito, che ci posso fare? No, senatore. Non sono senatore, sono onorevole. Lo sarà. Che è successo? Non lo so, l'avevamo già fatto, ma un pochino. Poi lui ha detto canta, canta, canta. Ed è morto. Vabbè, calmati adesso. Che facciamo? Vabbè, tu vestiti e torna a casa. Sì, ma non possiamo lasciarlo qui perché sua moglie sta a Firenze. È andata al congresso della Croce Rossa e lui gli aveva detto che stava a casa, a Roma, e che era stanco e che non si sarebbe mosso. E invece si è mosso pure troppo. Ma non fare il ciricone di merda. Ci manca solo uno scandalo col morto. Di qualcosa, cosa facciamo? Inventati qualcosa. Vabbè, Piero accompagna Cati a casa. E Battani lo portiamo a Roma noi. Vabbè, dai, cazzo, vestilo. Dai, mettiamogli i pantaloni, forza. No, forza. Dai, vesti. Metti il pantalone, vai. E dacci una mano, no? Mettigli la giacca. La giacca gliela mettiamo in macchina, dai, vai! Mettiamo tutti in macchina. Forza. Vai, vai, fino alla legata. Vai. Ti voleva bene davvero. Diceva che gli ricordavi lui quando era giovane. Guarda che casino, io domani mattina c'ho appuntamento con Antonelli, lo sai che mi ha chiamato, forse si mette bene. Che cazzo me ne frega, ti sembra il momento di parlare di Antonelli adesso? Perché? Ma che cazzo sei tu? Ma che cazzo dici? Sono sei mesi che ti vedo, non so neanche se c'hai figli, se c'hai una moglie, dove abiti, che cazzo di squadra tieni. Da Napoli, perché? Portare. Ma vai a fanculo, è dura quest'anno, eh? Sì, ma ce la facciamo, sì. Riposa in pace. Che facciamo? Lo vegliamo tutta la notte o ce ne andiamo? In quel caso, molte cose ho ancora da dirvi, ma del momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo spirito di verità, egli vi rivelerà la verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che ha capito e vi annuncerà le cose future.
Egli vi glorificherà e vi prenderà del mio e ve l'annunzierà. Forse cinque le legislature che abbiamo passato insieme. A volte da avversari e altre invece da autentici compagni di viaggio. Ed è così che mi piace ricordarlo. Scusate. E io qui lo voglio ricordare per il suo modo di intendere la politica come servizio. Generoso, instancabile, polemico quando necessario. Per stimolare i colleghi a fare il proprio dovere, Dario dedicava tutto il suo tempo ai problemi dei cittadini, senza risparmiarsi, giorno e notte, con la convinzione che la politica fosse il compito più difficile che possa essere assegnato. E se posso dire, e concludo, il sacrificio più alto che la collettività possa chiedere ad un uomo. Piedi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buon arrivo. Con la ragazza come dobbiamo fare? Mi aveva promesso che mi faceva cantare e che avrei anche inciso un disco. Adesso chi mi aiuta? Aiuti tu. Ciao Piero. Ciao. Ti aiuto io. Piero? Sì. Sì. Ma che fai? Zoppichi o non zoppichi? L'unico posto era per gli invalidi. Che dovevo fare? Succedendo, Ti rendi conto che non so neanche dove abiti? Al telefono sei evasivo e non vieni a casa da 6 settimane. Capito, Marta, non è il momento adesso. Ho dei casini pazzeschi, sta per scrollare il governo. Mi hanno tirato una trappola tremenda. Ti chiamo appena sono un momento più calmo, abbi pazienza, sono colpa mia. Ciao. Augusto, i bambini stanno bene. Cosa significa questo? È un'iniziativa di Lorenzi, sai. Secondo lui la crisi dell'orgoglio laico è colpa tua, se l'ha legata al dito. Questa è l'ultima copia, domani il giornale chiude. Qui c'è scritto che la spiata sugli incontri segreti di Battani l'ho fatta io. Beh, Augusto, in effetti è così. Che cazzo dici? Ti ho chiesto qualcosa? Calmati. Calmati, Augusto, mi dispiace. Nel prossimo governo avresti potuto avere un incarico di prestigio, magari essere nominato ministro. Adesso sei bruciato. Cosa? Bruciato? Non farne un fatto personale. La politica è così, bisogna andare avanti, la legge deve andare avanti, la tua legge, Augusto. Però dovrò firmarla io. Tu non sei più credibile. Testa di cazzo! Fermo! Vieni qua! Oh, stronzo! Vieni qua! Pezza di merda! Io ti spacco il culo! Ma vai! Non mi toccare! Che cazzo vuoi?
Cosa vuoi, diventare ministro tu, da solo, eh? Magari di un governo tecnico, senza neanche essere stato eletto. E allora? Tu lo sai da chi sei stato eletto? Da Arzuffi! Arzuffi! Quello che hai registrato quando parlava con Battani! È lui che ha pagato la tua campagna! Arzuffi? Sì! Era sicuro di aggiudicarsi l'appalto! Però voleva farsi aumentare i finanziamenti. Sapeva che Battani avrebbe traccheggiato. E tu dovevi essere la sua spina nel fianco. Ma come? Ascolti la registrazione? E non capisci quello che dicono? Sei una delusione, Gusta. Ti facevo più sveglio. Sei finito. Chiedo scusa, onorevoli. Finito! Metta tutto a verbale. Lavoro. Via no. Senatore, la vedo agitata. Via, lacrime di coccodrillo, fine dell'orgoglio laico, finito, basta, me ne vado. Cosa faceva lei prima? Facevo la birra, facevo un lavoro bellissimo. Passavo le giornate a bollire e centrifugare. Ah, interessante. È interessante anche centrifugare, sì. Sono le giornate in mezzo al luppolo. Il luppolo è una pianta dioica, ci sono i fiori maschili e i fiori femminili. Per fare la birra buona ci vogliono solo quelli femminili. Lo so, la birra viene dai fiori. I fiori vanno protetti dalla luce, dall'aria e dall'umidità. Lo sa che gli inglesi usano i semi delle piante maschili? Ah, sì. Ma gli inglesi si sa come sono, eh. È un popolo che sa tenere duro. Non bisogna lasciare il campo di battaglia. Se no, quelli se ne approfittano. E poi, chi pensa più a queste cose? No. Mi raccomando. Non mi deluda. Non mi deluda. Credo di essere nei guai anch'io. Ma ti amo. E questa è l'unica maniera di essere con te. Ti aspetta. Lorenzi smentirà tutto. No, grazie. Ma Orlando mi ha detto che... Orlando può dire quello che vuole. Si fa delle illusioni se pensa che io mi fidi di lui. Mi ha già fregato una volta. E mi è bastata. Ma vediamo il punto. Sarò molto franco, come mia abitudine. La sorte del prossimo governo è appesa a un voto. O di qua... o di là. Certo, non sarà una soluzione molto stabile, ma in Italia si sa, prima o poi c'è sempre qualcuno che corre in soccorso del vincitore. L'unica soluzione sarebbe un governo tecnico, che per piacere a tutti non piace a nessuno. E quindi... mi sta seguendo? Sì, certo.
E quell'unico voto sarebbe il mio. Gli aghi della bilancia si sono fatti molto sottili, caro Viganò. E in fondo io l'ho capita sin dalla prima volta che ci siamo incontrati alla stazione. Lei dentro di sé è di sinistra. Perché non viene a casa nostra? Marti, l'unica casa che conosco è quella mia, a Venaria. Ho letto il suo progetto di legge per la salvaguardia dei bacini fluviali. L'ho trovato eccellente. Lei sarebbe un ottimo ministro dell'ambiente. Grazie, ma io ho già dato la mia parola, diciamo che per onestà intellettuale ho già parlato... Arzuffi, è un bravo imprenditore. Sgomito un po', ma questo è inevitabile. Comunque lei ha scelto bene. Arzuffi lo bonificherà veramente il terreno della discarica. Battani era una brava persona. Io lo stimavo. Certo, lei è molto giovane, si sta facendo le ossa, ma potrebbe farcela. E poi io ho un debito con Battani. Lei ha un debito con Battani. Allora, ci stringiamo la mano? Mi è costata molta fatica tutto questo. Ma Catherine, lei lo sa, ottiene sempre quello che vuole. Ci voglio riflettere, grazie. Stia pure. Ho sentito che passi con noi, ah, eh? Boccherone, complimenti, salve. Mica no! Sono i cretini, non cambiano mai idea. Trasversalità! Bisogna trasformarsi, ma sì, e trasformarsi sempre in qualche cosa di meglio. Eravamo crisalidi, siamo diventati farfalle. Farfalle, mica no! Farfalle! Farfalle, farfalle! Abbiamo dei gravi problemi, signor ministro. La Doro è di nuovo uscita dagli argini, in più c'è una manifestazione che ci blocca i binari. Andate a vedere. Non si preoccupi, c'è la Polvere e adesso vado a vedere. Che succede?
Levatemeli di torno. Andiamo. Così bella e capricciosa, mo che tempo di cerasa circa vasa. Femmina intrigante, da promesse ne fai tante, da nascondere come fosse un brigante. Femmina speciale, una vita sempre uguale, mai capito che mi stai facendo male. Mimosa capricciosa, mimosa capricciosa. Pienza che per te sta morendo, ma sta andre, mai capito che si chiama con mamme. Insomma sta andre, son che non mi casmare, per una femmina che accita e s'arregre. Sono pronta a te piare, sono pronta a te portare, ma che fai? Tu mo te mietti a pazziare. Femmina tirosa, quando piensa a far la sposa, va cogliendo 100.000 tutte rose. Femmina bucciarda, vinta a stocchi, tu mi perdi, che a stagione sta passando la passione. Mimosa, pienza fa la sposa, va cogliendo 100.000 tutte rose. Femmina bucciarda, dinta stocchi e tu mi perdi, che stagione sta passando la passione.